Avvicinare alunni della primaria al capolavoro di Manzoni non è stata un'impresa semplice, eppure le docenti, anche grazie alla disponibilità dei bambini, sono riuscite nel compito di portare in scena i promessi sposi. Certo, il romanzo è stato adattato in chiave ironica e moderna per renderlo più vicino agli interessi dei piccoli attori. Il risultato finale, però, è stato senza dubbio lusinghiero. Il preside della Giovanni XXIII, Bruno Caccioppoli, visibilmente soddisfatto, ha spiegato l'importanza del teatro in età scolare. Sì, devo dire, stasera, nell'ambito delle manifestazioni per la fine dell'anno scolastico, i bambini che hanno frequentato i laboratori teatrali del plesso di San Leucio della Giovanni XXIII stanno mettendo in scena uno spettacolo carinissimo, perché hanno interpretato il testo di Alessandro Manzoni, Promessi Sposi, in chiave ironica, arricchendolo con balli, quindi con una partecipazione di tutti i ragazzi, senza ridurre lo spettacolo a pochi protagonisti. Quindi è un'esperienza molto, molto formativa. Ricordiamoci che il teatro è un'esperienza veramente interessante per un ragazzo, perché per un bambino, perché aiuta a superare la timidezza, aiuta nelle relazioni con l'altro, aiuta ad imparare a parlare in pubblico, per cui sono veramente molto soddisfatto di questa esperienza. Gli alunni, l'interfaccia col pubblico, dietro però c'è un lavoro enorme che inizia praticamente a settembre. Sì, e in questo naturalmente giocano un ruolo importantissimo le maestre, che si prodigano in un lavoro straordinario anche al di fuori del loro orario di lavoro. Noi tra l'altro collaboriamo anche con una cooperativa, la cooperativa Pima, che ci dà una mano, e qui è particolarmente difficile il lavoro, perché non essendo un vero e proprio teatro, non essendoci le quinte, si è trattato di organizzare tutto con un'energia particolare. Quindi ringraziamo davvero le maestre e i collaboratori scolastici che tante volte ci danno una mano per queste cose. Le docenti del laboratorio teatrale e le maestre della cooperativa Pima, che gestiscono il post scuola della Giovanni XXIII, hanno lavorato duramente durante l'anno scolastico per preparare la rappresentazione teatrale al meglio. La soddisfazione delle famiglie, accorse numerose nell'aula magna del Fermi, ha però ripagato gli sforzi compiuti. Allora, lo spettacolo è incentrato sul tema dei promessi sposi. Diciamo che i bambini hanno realizzato, abbiamo messo su questa scenografia, però toccando un po' quella che è la realtà e quella che è la storia. Diciamo che con questo spettacolo sono state toccate un po' tutte le discipline della didattica, iniziando dalla storia, ecco, come quella dei promessi sposi, dall'attività motoria, come avete potuto ben notare con il balletto iniziale, con il conteggio dei passi, quindi la matematica, diciamo che è incentrato un po' su tutte le discipline. I ragazzi si sono impegnatissimi, si sono impegnati in questo percorso, però sono stati molto molto bravi. Dal bambino dei 6 anni, diciamo che è stato chiamato a fare questo spettacolo, al bambino di 10 anni. Diciamo che tutti quanti i bambini, con il loro impegno, sono riusciti a mettere su questo spettacolo. Sono stati veramente molto bravi, grazie.